In medio stat virtus è una celebre locuzione latina che si utilizza per esprimere il fatto che spesso la soluzione di mezzo tra due estremi è quella da preferire. A dire il vero, mai frase fu più azzeccata se non per questa Audi Q5 che andremo a provare in questo nostro percorso che chiameremo 100 miglia. Un percorso che inizierà qui da Brescia per arrivare fino a Verona partendo con la parte di autostrada per andare poi a costeggiare il lago di Garda e i suoi splendidi panorami per concludere poi con un tratto di montagna dove scopriremo come si comporta questo SUV. La nuova Audi Q5 è una delle regine del mercato dei SUV e si pone proprio nel mezzo tra la grande ed importante Audi Q7 e la compatta Audi Q3. Si adatta bene a tutti coloro i quali cercano una taglia intermedia che permetta però di avere abbondante capacità di carico ed importanti doti di maneggevolezza, versatilità, comfort ed efficienza, visto che questa nuova Audi Q5 ha subito, rispetto alla generazione precedente, una importante dieta dimagrante. Non mi resta che mettermi in viaggio e raccontarvi un po' di questa vettura. Ora ci troviamo in uno dei regni di questa Audi Q5, l'autostrada. In questo contesto mi faccio accompagnare dal cruise control adattivo che adatta la velocità della vettura al traffico che ci circonda. Il cambio automatico a doppia frizione S-Tronic a 7 rapporti rende fluida la guida e la telecamera di bordo legge la strada proiettando di volta in volta la segnaletica sul virtual cockpit. Quest'ultimo strumento è una delle dotazioni più interessanti di questa vettura che rende il cruscotto un vero e proprio computer di bordo. C'è poi il sistema Head-Up Display che proietta tutte le informazioni proprio nella visuale del conducente che non ha mai bisogno di staccare gli occhi dalla strada. Un'altra tecnologia che si apprezza molto in questo contesto si chiama Adaptive Air Suspension ed è un optional che migliora notevolmente la qualità del viaggio e che lo rende ancora più comodo. Ma adesso andiamo a scoprire come si comporta questa Audi Q5 lungo le strade che costeggiano un lago. Audi Q5 è ai vertici anche per quanto riguarda gli aspetti di infotainment. Il sistema di infotainment ha subito un importante ringiovanimento rispetto al passato ed oggi è il fiore all'occhiello del marchio. Il computer di bordo può essere comandato grazie a questa zona che prende il nome di MMI Touch ed offre una tecnologia semplice da usare ed abbondantemente connessa grazie ai sistemi Android Auto ed Apple CarPlay. C'è poi la possibilità di inserire una scheda SIM per navigare direttamente dal sistema di infotainment, magari scaricare delle applicazioni che possono essere installate direttamente nel sistema e trasformare l'auto in un hotspot che permette di collegare fino ad 8 dispositivi. Vorrei però farvi vedere alcuni aspetti di questa nuova Audi Q5, conosco un angolo di lago davvero stupendo. Ed eccoci qui in questa splendida cornice in compagnia della nuova Audi Q5 che si rinnova rispetto al passato pur mantenendo gli stilemi che sono stati portati avanti nel corso degli anni da Audi. Cresce di soli 3,4 cm ed arriva a 282 di passo che garantisce una buona abitabilità a bordo. La piattaforma su cui poggia la vettura è la famosa MLB Evo, già utilizzata con successo in altre vetture del marchio ed ha permesso di migliorare notevolmente la maneggevolezza della vettura grazie all'uso di acciai speciali ed alluminio. Nell'anteriore troviamo i fanali che possono essere full LED matrix e questa griglia domina un frontale fortemente aerodinamico. Maggiore aerodinamica, minori consumi e quindi minori emissioni. Il bagagliaio offre una capacità di carico di 550 litri che possono diventare 1550 nel momento in cui si abbattono i sedili posteriori. La vista laterale evidenzia poi le doti fuoristradistiche di questa nuova Audi Q5. In questo contesto, oltre alla trazione integrale 4, ci aiuta il sistema Audi Drive Select che, abbinato alle sospensioni ad aria, ci permette di alzare la vettura fino a 45 mm in caso di contesti off-road particolarmente impegnativi.
Audi però è anche sinonimo di sportività e chissà se questa nuova Audi Q5 è in grado anche di farmi divertire. Conosco un passo che ha una splendida vista sul lago di Garda. Minor peso grazie ad una nuova piattaforma, maggiore maneggevolezza, ma soprattutto sterzo dinamico, un mix davvero entusiasmante. Lo sterzo dinamico alle basse velocità è più preciso e morbido, mentre diventa progressivamente più duro e diretto con l'aumentare della velocità. Esattamente quello che ti aspetti nel momento in cui adotti uno stile di guida un pochino più sportivo. Nella guida dinamica giocano poi un ruolo fondamentale le sospensioni che regolano in automatico l'assetto della macchina. Queste riescono ad intervenire in maniera precisa e puntuale ad ogni variazione del carico, rendendo l'auto più stabile, ma soprattutto meno incline al fastidioso rollio tipico dei SUV. Niente più fastidiosi piegamenti per una guida sportiva anche su di un SUV. E dopo un'intera giornata siamo finalmente arrivati a Verona. Esperienza di guida positiva per questa nuova Audi Q5 anche grazie ad un motore generoso sin dai bassi. Giornata positiva anche per quanto riguarda i consumi della vettura, perché nonostante i tanti chilometri percorsi, anche salendo e scendendo dalle montagne, siamo riusciti ad attestarci vicino ai valori dichiarati dalla casa di 4,9 litri per 100 km. Questi risultati così importanti sono stati ottenuti grazie ad un lavoro veramente molto ingegnoso fatto su più fronti. Per esempio il telaio è più leggero rispetto a quello utilizzato in passato, ma anche la trazione integrale 4 oggi lavora diversamente e utilizza solo ed esclusivamente le ruote anteriori quando non rileva la necessità della trazione integrale. Per quanto riguarda le motorizzazioni spinte dal propulsore 2 litri diesel, ci sono tre proposte, 150, 163 e 190 cavalli, tutte versioni valide. Alternativamente c'è il 3 litri sempre diesel da 286 cavalli. A conclusione di questa nostra esperienza di guida parliamo dei prezzi. La nuova Audi Q5 ha un prezzo di partenza di 44.440 euro, per quanto riguarda la versione che noi abbiamo in prova 52.620 euro. Se vi è piaciuta questa nostra esperienza vi invitiamo a mettere un like al nostro video o anche magari un commento qui sotto, e che per altre esperienze un subscribe al canale di Infomotori. Per quanto mi riguarda è tutto, vi saluto, io sono Alessio, alla prossima!